eccoci qua, finalmente ci accingiamo a fare il famoso Magilla Gorilla, che a me piace tantissimo. Vedete le impronte? Siamo pronti? Sì, siamo pronti, perché tu sei testardito a fare questo Mazinga Z. E quindi siamo tornati qui apposta per fare questo. Magari riusciamo a fare un video, se ci riusciamo, di pochi minuti per distruggere il Mazinga. E i due cugini. E i due cuginetti. Ok. Ci proviamo, più che... Perché io infatti avevo pensato che, visto che in questa run stiamo morendo veramente poco, Per adesso potremmo ritornare umani. Però dopo mi sono detta, forse è meglio dopo il Mazinga Gorilla. Certo. Ok, via via. Bravissimo, adesso rotola giù, perché dopo due colpi rotola per terra. Vai. Non è rotolato? No, non ancora. Attenzione. Accidenti. Io prenderei una fiaschetta. Ma cos'è? Eri già morto là. Ah, sono ancora lì. E non siamo più morti da quando abbiamo... E quindi... Ah, ancora dalla volta là? Sì. Vai a vedere se c'è qualche anima dentro. No, ma forse non ce n'erano, perché avevamo fatto vedere che... Aspetta che voglio vedere dov'è. Ti ricordi che avevamo detto, se aveste anime, correremo a prenderle? Sì, mi ricordo anche che siamo tornati però per rifarlo, ma non credo di avere anime. Io adesso passeggio e le prendo. Non c'è niente. Ma fagli vedere che, uscendo da quel... No, sì, glielo facciamo vedere dopo. Se riusciamo a distruggerlo, certo. Attento che ti si siede addosso. Uno, due. Eccolo, un rotolone. Ma quanta vita c'ha ancora? È tanta, tanta, è fortino. È bello potente. Ma ci dà un bel po' di anime. Ma non ti sei più curato? Io direi di bere immediatamente. Non si sa dove stai correndo nella strappaglia. Ma sì. Ci andiamo. Che sta venendo ancora? Io andrei un po' più lontano. Anche perché da quel... Non da penso quella... che posso arrivare da qui. No, da quell'apertura non ci passa. Ok. Riproviamo. Lesti come un furetto. Vediamo dov'è, perché non vorrei che mi esce proprio mentre... No. Torna... Torna su. A fare la guardia a ciò che... All'anello di pietra che ha. Esatto. A ciò che tiene nascosto. Lascia un po' di suspense. Uno, due. Rotola. Via, via, largo, largo. Uno, due. Altra rotolata. Una volta capito il meccanismo, quando lo fa... Eccoci qua, ci dà la bellezza di mille anime. Bene. Più ci ha droppato l'anello di pietra, che praticamente io non ho nessun anello, quindi me lo metto. No, sì, abbiamo due. Quello del patto del sigillo. Ah, okay. Ma questo qui serve perché riduce naturalmente l'equilibrio dei nemici. Perfetto. Ma non solo, c'è anche un lumino blu lui qui. Esatto, ciò che teneva. Sì, che guardava da... La resina dorata, che serve mettersi sulla spada per attaccare in modo magico. Ah, ok. Qua qui si esce. Usciamo un'altra volta davanti alla casupola delle tre vecchie. Esatto. E adesso andiamo a fare i cugini. Oh, yes. O meno, i cugini sono due. Ma noi ne attiriamo uno alla volta. Non è proprio così semplice, perché sono tutte e due insieme, quindi hanno appena bussato alla porta. Ok. Per fortuna non hanno suonato mentre eravamo in un duello. Meno male, dai. Andiamo a fare i cuginetti, che se non ricordo male... Però adesso devi stare attento, perché sono ricomparsi anche tutti gli altri, no? Vedo poco, vedo pochissimo e male. Perché io qua avevo acceso tutte le luci. Ecco qui, qui ce ne sta uno che è qui proprio bello, pronto per morire. Ok. Ce ne dovrebbe essere uno... Nascosto da qualche parte, qua, no? Ce ne sta uno da qualche parte in un buchetto, qui, in una... Ma lì c'è la grotta. In una grotta, che dopo incomincia a dare fastidio, perché esce... Eccolo qua. Con l'arco, anche. Ok, ce ne sta un altro giù, ma non ci interessa. Non lo fai con l'arco, non sale? No, abbiamo 30 frecce, né più né meno. Un po' di freccette le vorrei tenere per questo qui, perché adesso lo chiamiamo... Prontamente. Non so se viene anche l'altro, ma... Non allontanarti troppo. Eh però sì, è arrivato anche l'altro. Qui è difficile, perché...
Loro arrivano fino a prima al ponte, non superano il ponte però. No, loro non superano il ponte, ma siccome sono due adesso... Però io gli darei un colpetto intanto che va indietro, no? Magari torna qua. Magari torna solo lui. Sembrerebbe. Uno, due... Ok. L'hai lisciato. Attenzione. Stavo fuggendo. Ci rosicchia. No, forse non muoio, sì. Sì che, muoio, sì. Che... Perché giustamente è molto arrabbiato, visto che hai ucciso il suo parente. Sì, è molto arrabbiato. Avevo dimenticato questa mossa. Personalmente l'avevo dimenticata. Sono due, quindi bisogna stare molto attenti a portarsene uno. E poi è uno spazio molto stretto dove stiamo. Possiamo anche cadere. Quindi... Dai. Ma ci proviamo. Adesso noi ci andiamo a prendere le nostre 1000 anime. Che non sono cose da poco? Sì, per i primi livelli non proprio, quindi ce le andiamo a riprendere. Però dai, ci poteva stare di morire qui. Ma sicuramente. A parte il fatto che ci sta ovunque a morire qui, a Dark Souls. Quindi. Bellissimo colpo. Andiamo a fare subito questo qua dentro, come sempre, perché sennò mentre inizio a fare i giganti, questo qui si mette e mi viene a sparare le freccette. Ok. Ok. Riproviamo. Riproviamo a portarcene, ma uno non viene mai, vengono sempre in due. Ma io non ne consumerei troppe, visto che... Ma infatti io ho solo chiamato, che adesso vengono tutti e due come dei... Come dei Magilla Gorilla. Come dei gorilla, esatto. Ma no, troppo su che se ne va. Adesso lo richiamiamo subito. E c'è un altro campanello. Eh sì, vai intanto, io cerco di... Eccoci qua, dopo l'ennesima interruzione. Sì, oggi bussano tutti alla nostra porta. Vediamo se riusciamo a... a portare a termine... quello che volevamo fare. Sì, perché ci eravamo lasciati qui per fare i cuginetti dei fratelli. Sì, ma tanto loro lo vedono subito, quindi si hanno visto, siamo qua. Sì. Ma non hai abbastanza frecce per farlo tutto con le frecce. Ne viene uno solo però. Non lo so, vediamo. Sì, sì. Finché non viene l'altro, io tengo d'occhio quando arriva l'altro, il suo cugino. Ma la prende larga per quello che viene anche l'altro. La prende larga perché è lì che è la strada. Potrebbe fare un balzo. Occhio. Uno, due. Non cade. Non rotola. Io devo vedere anche dove sta la strada perché se no... Bravo. No, stavolta no. Via via. Uno, due. Eccolo qua. Due mani. Via via. Attenzione. Via, colpiscilo, non curarti. No, devo andare via. No, devo andare via perché sennò cado e... Ma no, che non cadevi. Ce la facciamo a dargli un colpetto di schiena? Non credo, questo si siede... Vedi? Si è andato a uccidere. Proprio. Colpiscilo dall'alto. Ci arriva l'altro. Certo. Ma noi... Non ci... Ma dove è andato a finire l'altro? Ma no! Ma perché fai queste cose? Ma dov'è l'altro? Non lo so, però... Io intanto l'ho richiamato all'ordine. L'altro era nei paraggi. Non è che si è ucciso, si è suicidato da solo, cadendo da qualche parte, no? Bravo! Via via! Uno, due... ci picchia! Uno, due... Tre, bravissimi che siamo. Ma vedi che noi avevamo 1000 e adesso sono... E allora si è ucciso da solo. Ma quando che non ho visto niente? Non lo so, però si è ucciso da solo perché... È caduto da qualche parte. Sì, sarà caduto perché qua dietro non c'è, di solito era qua dietro. Allora, qui c'è una chicca. La chicca poi? Una chicca. Sì, dai, un piccolo segreto del gioco che noi non la faremo perché... Se voi vi mettete in questa cassa, partirete per un viaggio. E quando tornerete?
sarete del sesso opposto a quello che avete scelto. È come andare a Casablanca. A Casablanca. Esatto, si va a Casablanca e si ritorna del sesso diverso. Noi siamo delle donne, siamo una donna, torneremo uomini. Esatto, ma sempre con la treccia lunga? Bah, non ho più pallida idea, ma sinceramente non mi va di provare. No, dai, ormai l'abbiamo scelta femmina e poi cosa ci fa un uomo coi capelli rosa? Soprattutto con la treccetta così lunga, a fare cosa, tra virgolette. Adesso invece facciamo un'altra cosa, perché abbiamo ucciso i tre cugini di campagna. Che non c'avevano per niente dei cugini di campagna. Assolutamente no. Di cui uno si è suicidato. Da solo. Ma secondo me io ho una visione di dove si è ucciso. Perché quello lì, quando noi siamo morti, sul ponte, si è buttato giù dal ponte. Secondo me nel ponte è morto. Insieme. È morto anche lui. Allora qui la tizia ci dirà adesso che abbiamo salvato, abbiamo dimostrato il valore nella foresta. Alla foresta, sì. Certo. E quindi ci dà un mestolo da cuoca. Che non serve assolutamente a niente. Non lo so, forse possiamo fare i fagioli, però sarebbe una cosa buona e giusta. E non dice altro? Non dice altro, però io voglio vedere questo mestolo della cuoca. Guardate, questo mestolo della cuoca è potentissimo, fa 20 in attacco. Che chissà. Ma non lo so perché ci dà sto mestolo. A qualcosa servirà sicuramente. Ma forse dobbiamo mettere nel calderone che sta qua. Non c'è un calderone da mettere il mestolo qua dentro. Beh dai, insomma, dopo questo noi andremo a livellare. Vabbè, un'altra cosa importante è qui, ci sta questa tizia che è l'unica che parla delle tre, che dice qualcosa di importante, è quella che in poche parole noi ci possiamo portare al ricettacolo delle anime. Lei ci azzera tutte le anime che abbiamo messo, tutti i livelli, e quindi noi possiamo scegliere se cambiare build, diciamo, al nostro personaggio, che non è più guerriero, lo facciamo un mago, quindi no, aumentiamo l'intelligenza e tutto il resto. Ok, bene ragazzi, noi abbiamo ucciso anche Mazinga, i tre Mazinga. Ok, e ritorneremo umani? Ritorneremo umani, nel prossimo video torneremo umani. Ok, adesso ci su, saluta. Adesso salutiamo tutti, perché questo era solo per i Mazinga, questo video. Oh certo. Solo per i Mazinga e salutiamo tutti, però così, lo salutiamo in tranquillità. Ciao. Ciao a tutti.